sono Valeria Franco e questa è Salsa d'Arte. Quando noi ammiriamo l'opera di un artista, spesso pensiamo a concetti come l'ispirazione, il genio, l'inventiva, la creatività. Pensiamo all'artista che vuole esprimere la sua personalità sulla tela bianca. Ecco, questo è vero forse per gli artisti di oggi, ma in passato le cose non erano esattamente in questo modo. In passato, infatti, l'artista era tutt'altro che libero di rappresentare ciò che più gli piaceva e doveva attenersi strettamente a quello che richiedeva la committenza. La committenza era o la chiesa o un nobile privato, ovvero chi pagava il lavoro. E se questa persona non fosse stata contenta del risultato, avrebbe anche potuto rifiutargliela e quindi non pagare l'artista. Era molto importante, pertanto, seguire esattamente le istruzioni. Soprattutto nel caso di committenze molto importanti, come potevano essere quelle papali, c'era dietro un'equipe di intellettuali che decideva esattamente che cosa doveva essere raffigurato e in che modo, e che significati questi cicli pittorici dovessero veicolare, perché erano dipinti istituzionali, avevano proprio una valenza di rappresentanza e quindi era importante veicolare i messaggi giusti. È accaduto talvolta che qualcuno si sia preso un po' troppe libertà. Un esempio celebre è quello di Caravaggio, che pure aveva dei committenti molto importanti come i Cavalieri di Malta o il Cardinale del Monte, ma spesso Caravaggio, contravvenendo le regole, affrontava i soggetti sacri in modo del tutto innovativo e, secondo la prospettiva dell'epoca, in modo inadeguato. Egli infatti aveva introdotto gli emarginati, i poveri, le persone dalla strada sulla tela. Le sue Madonne e i suoi santi sono proprio persone semplici, colti in pose molto naturali, e questo provocò degli scandali e talvolta le sue opere furono rifiutate dal committente. Questo però non significa che anche i pittori più cauti, che stavano alle regole, non fossero a loro modo innovativi. Anzi, forse, a volte i limiti possono addirittura aiutare. Possiamo tutti ricordare l'esempio di quando eravamo a scuola ed avevamo un tema libero. Era molto più difficile da affrontare che non il tema con una traccia ben definita. Spesso anche gli artisti, anche se non hanno la libertà di dipingere ciò che desiderano, sono in grado di tirare fuori il meglio da sé. Vediamo un esempio molto celebre, la Cappella Brancacci a Firenze, affrescata a partire dal 1424 da Masolino da Panicale e il suo allievo Masaccio. Per la cronaca è stata terminata anche da un altro artista, Filippino Lippi, ma concentriamoci per un momento sui primi due. Masolino era il maestro di Masaccio. Furono entrambi interpellati per affrescare questa cappella e si vede come i due artisti abbiano lavorato in tandem per dare una visione d'insieme armonica. I temi sono più o meno gli stessi, sono storie tratte dalla Bibbia, della Genesi e storie di San Pietro. Il programma iconografico era quindi deciso a priori. Nonostante ciò, vediamo delle differenze. Masolino è un artista di 20 anni più vecchio di Masaccio ed è legato allo stile pittorico che all'epoca era molto in voga, quello che si chiama il tardo gotico, uno stile che era partito già dal secolo precedente. Masaccio invece riesce ad inventare un linguaggio nuovo, ricco di pathos e materialità, un linguaggio che ispirerà gli artisti che verranno dopo, come ad esempio Michelangelo. È il linguaggio che aprirà le porte al Rinascimento. Non fraintendiamo. Masolino è un grande pittore. Vediamo le parti che ha affrescato lui stesso. Sono eseguite magnificamente, ma esprimono un linguaggio che in quegli anni era già molto affermato. Le sue figure sono eleganti, sottili, quasi esili, sembrano volteggiare e le ombre sono lievi. L'insieme è molto elegante e delicato. Vediamo ora Masaccio. I corpi sono all'improvviso potentemente tridimensionali, le ombre si fanno profonde, le persone sembrano avere un peso, una massa, sembrano occupare uno spazio reale. I muscoli sono rappresentati in modo anatomico, preciso. Si vede che Masaccio ha osservato con attenzione dei corpi veri. Questo della Cappella Brancacci è appunto un esempio di come, anche all'interno dei limiti di un programma iconografico già predeterminato, gli artisti del passato siano riusciti ad esprimere la propria creatività e a scrivere una nuova pagina della storia dell'arte.
forse possiamo imparare anche noi che anche nelle situazioni con dei limiti possiamo usare la nostra creatività per superare tali limiti e pensare, come si dice, out of the box. Grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto questo video mettete un like con il pulsante qui sotto e ricordate di iscrivervi al mio canale per continuare a condire la vostra vita con salsa d'arte.